Io vi ringrazio ancora e do la parola al sindaco Luciano Lapenna, che veramente ringrazio tanto della presenza questa sera. Grazie a tutti. Mia madre ha detto subito di io non parlo dei programmi, non dirò nulla, lascio al sindaco, ha detto tutto. Antonio non è un candidato, voglio dire, un candidato che non ha le idee chiare. Antonio, prima di decidere, ha riflettuto attentamente, è stato indeciso come tutti prima di fare un passo come questo. Poi un bel giorno è venuto a me e ha detto: guarda, ho deciso, mi candido con l'Italia dei Valori. Bensì, finalmente sei deciso, perché la passione della politica lui ce l'ha da sempre, e in politica c'è necessità di passione. La politica non è interesse, non deve essere interesse. La politica è soprattutto passione, deve essere lungimiranza, voglia di dare soluzione ai problemi della collettività. E Antonio ha certamente queste capacità, ha fatto tutto nella sua vita, uno dei professionisti più affermati in questa nostra città. Non gliel'ho detto nemmeno a lui, l'altro giorno mi hanno chiamato addirittura delle persone da altri per dirmi: ma veramente con te si candida il dottor Spadaccini? Ho detto sì. Ma sai, chiedo, non me lo devi dire a me, chi è il dottor Spadaccini. Dice: noi faremo campagna elettorale da altri, perché sappiamo quello che significa, avendoci anche salvato una vita in famiglia. Ecco perché sono molto orgoglioso di averlo insieme a me in questa grande battaglia che porteremo avanti nell'interesse della nostra città, nell'interesse di Vasto e di questo territorio. Fatto riferimento alla politica poco fa, parlando di una politica che ahimè viviamo tutti come un qualcosa di sporco, qualcosa di da tenere alla lontana. Questo è un errore, perché la politica rappresenta tutto nella vita di ognuno di noi, e se noi non ci occupiamo di politica, è la politica che prima o poi si occuperà di noi. Si occupa di noi la politica con i piani regolatori, con i piani di lottizzazione, con le tasse, con le imposizioni, con la programmazione, con la progettazione, con le regole. Ecco perché dobbiamo ritrovare l'amore per la politica, lo dico soprattutto ai tanti giovani, sia quelli che sono nelle nostre liste, che ringrazio, sia quelli che invece si affacciano alla vita. La politica rappresenta tutto, e se non vi occupate di politica, la politica si occuperà comunque di voi. Se va a votare una sola persona, comunque quella sola persona decide i destini di tutti. Ecco perché questa battaglia la porteremo avanti convinti di aver fatto molte cose giuste, molte cose buone. È un partito come l'Italia dei Valori, e ringrazio naturalmente questo partito, in modo particolare ringrazio il consigliere regionale per questo impegno, che è stato un impegno terribile per fare le liste, non si fanno le liste dalla sera alla mattina. Ringrazio naturalmente il segretario, il coordinatore, ringrazio quanti hanno lavorato perché si mettesse in piedi una lista bella, forte come la vostra, che porterà tanti voti al candidato sindaco e che consentirà a noi tutti di poter vincere. Ebbene, dicevo, l'Italia dei Valori è un partito importante all'interno di questo schieramento, e lo è perché, oltre ad essere il partito che rappresenta sicuramente il ceto, diciamo, medio, un elettorato di opinione molto molto importante, ma è il partito che oggi continua ad avere nel suo interno quegli esponenti che forse più di tutti
si impegnano nel segno della legalità, nel segno della trasparenza, nel segno di una politica pulita, nel segno appunto di grandi valori. E noi abbiamo cercato in questi 5 anni di fare questo, perché se a Vasto abbiamo oggi 30 regolamenti nuovi approvati, perché vogliamo garantire parità di diritti, oltre che di dovere, a tutti i cittadini. Se abbiamo cercato di mettere delle regole nel campo urbanistico, lo abbiamo fatto perché non andava bene un modo di fare che aveva permesso quel saccheggio urbanistico che è sotto gli occhi di tutti. Se abbiamo collaborato fin dal primo momento con tutte le forze dell'ordine, cosa non fatta purtroppo sempre in passato, è perché crediamo nel ruolo importante delle forze dell'ordine, che insieme appunto a chi amministra deve garantire naturalmente la legalità, la trasparenza. Ed un'altra cosa mi piace dire, e mi fa anche piacere, in tutti i sondaggi che noi abbiamo oggi si continua a dare un punteggio positivo all'amministrazione uscente, soprattutto sotto il profilo dell'onestà di questa amministrazione. A me, devo dire la verità, non è che questa cosa mi fa tanto piacere, perché è chiaro che io vorrei essere visto come un sindaco che ha inciso rispetto appunto al settore urbanistico, rispetto all'ambiente, rispetto alle politiche sociali. Invece nel gradimento di questo candidato sindaco c'è questo passaggio importante, che da una parte mi fa piacere, ma dall'altra non mi fa piacere, perché la politica, a prescindere, uno dovrebbe essere onesto, e invece non è così. Ecco perché Antonio assume un'importanza notevole all'interno di questa lista. Lo è intanto come persona perfetta, onesta, mai nessuna voce sul suo conto, grande lavoratore, lo è in quanto professionista, e questo è quello che io chiedo a lui, un impegno di serie A rispetto alle politiche sociali, un impegno di serie A rispetto alla sanità. È la professionalità certamente più alta che noi abbiamo all'interno di tutte le liste, e voi sapete quanto è importante questo, perché noi abbiamo ha avuto delle battute oggi di arresto nella sanità, tu mi vivi bene i drammi che si vivono a livello regionale, però purtroppo sai bene, perché ogni giorno lo denunci, uno dei problemi più seri è questa situazione di totale emarginazione che abbiamo come territorio vastissimo. Avevamo aperto un percorso per il nuovo ospedale di Vasto, si andava in una certa direzione, quel percorso non solo si è interrotto, ma quando oggi sempre più vediamo la nostra struttura sanitaria ridotta oramai a 15. Prima o poi, continuando così, ci costringeranno, anche per le cose più elementari, a rincorrere altre strutture sanitarie o nel Molise o addirittura in Italia. C'è necessità invece di riprendere in mano questo percorso, un percorso che si è interrotto e che assolutamente deve significare per Vasto e per il territorio un impegno sicuramente 2.860, ed è quello che certamente ti chiederò con forza in quest'ultimo, durante questo quinquennio successivo. Qualche altro appunto a quello che è il momento che ci aspetta, cioè un mese che sicuramente è un mese importante per tutti. La campagna elettorale la giochiamo soprattutto con il contatto personale, io non credo ai grandi interventi, alle grandi parate, ai grandi comizi. La battaglia elettorale è una battaglia dove ognuno di noi dovrà stringere centinaia e centinaia, migliaia di mani a tutti, cercando di illustrare perché devono sostenere il candidato sindaco innanzitutto e ovviamente il candidato che chiede il voto. Non dobbiamo dare nulla per scontato. A volte vedo grande entusiasmo intorno a noi, su un certo modo, no,
la battaglia è dura, dobbiamo, per fortuna gli elettori sono elettori evoluti, non hanno, come si diceva una volta, l'anello al naso, quindi sono in grado sicuramente di confrontare i programmi e guardare in faccia ai candidati, quindi questo è un elemento che certamente va a nostro vantaggio, però non è scontato. Bisogna dimostrare veramente che questa squadra ha tutte le carte in regola, non solo per vincere ma anche per governare dopo, perché è importante governare dopo, e dobbiamo mettercela tutti quanti, nessuno escluso, perché la partita è una partita delicata, indietro non si deve tornare. Questo percorso che è stato avviato è un percorso che bisogna completare. Abbiamo sicuramente da chiudere alcune partite che sono in una fase avanzata. È chiaro che tu hai fatto alcune opere, il piano spiaggia, il piano di recupero del centro storico, il piano carburante, il piano trattore, sono tutti provvedimenti che adesso dobbiamo porre in esecuzione, e l'interrompere questo percorso significa un fare marcia indietro rispetto appunto a questi impegni che noi abbiamo assunto. Mi fermo qua, ringrazio di nuovo innanzitutto l'Italia dei Valori, la squadra tutta dell'Italia dei Valori, e in modo particolare questo candidato, amico mio anche, che ha deciso di fare questo percorso insieme a noi tutti. Un percorso che sarà comunque entusiasmante, che darà la possibilità di conoscere una parte di questa città che sicuramente non conoscevi. E io sono convinto che le tue capacità, la tua esperienza verrà messa a disposizione non del candidato, del futuro consigliere comunale, ma sarà messa a disposizione di questa nostra città, di questa mia squadra e naturalmente di me stessa. Grazie a voi tutti e diamoci la parola.